Italcementi è determinata a chiudere i battenti nella sede di Scafa. La loro posizione non sembra subire le influenze del cordone che si è instaurato tra sindacati, lavoratori e pubblica amministrazione nelle ultime settimane. Il 10 settembre si è svolto il tanto atteso incontro con il Ministero dello Sviluppo Economico a Roma. Tanti i punti sul piatto per un unico obiettivo: salvare oltre 160 posti di lavoro. Noi abbiamo ieri preso un tavolo ministeriale appunto al Ministero dello Sviluppo Economico, perché anche il Ministero dello Sviluppo Economico non conoscevano le peculiarità, le specificità del cementificio di Scafa, che sono sostanzialmente tre o quattro. Uno, quello appunto di non cambiare il piano di ristrutturazione in chiusura, ma è un dato di carattere generale. Due, non c'è più quella, falsa notizia data dall'azienda che per investire in Abruzzo c'è bisogno di 1 milione di euro per avere appunto le concessioni rispetto allo sfruttamento delle risorse minerarie. E l'altro aspetto è che Scafa appunto insiste su un'area demaniale dello Stato e che quindi in qualche modo lo Stato, quindi il Governo, il Ministero dello Sviluppo Economico, non è più soltanto protagonista da un punto di vista, come dire, vertenziale, ma è proprio titolare della vertenza. Quindi Scafa ha una specificità diversa rispetto a tutti gli altri cementifici che sono siti a livello nazionale, e noi ieri abbiamo rappresentato questo al Ministero dello Sviluppo Economico, che non ne era a conoscenza, e infatti convocherà un tavolo a breve per esaminare appunto con dettaglio, specificità, le caratteristiche del cementificio di Scafa. All'incontro con il Ministero dello Sviluppo Economico si aggiungono ora altre 4 tappe importanti, programmate per tenere alta l'attenzione sul caso, ma resta ancora da capire la logica perseguita da una società che, secondo i sindacati, oggi sceglie di ridurre i suoi lavoratori e di aprire una nuova sede altrove. È un disegno cinico di cui è scellerato, perché dire che si chiude una produzione di 130 lavoratori indotto compreso per aprire un punto vendita che avrà sì e no 5-6 lavoratori la dice lunga di qual è il piano strategico dell'azienda. Vuole rimanere nel mercato della vendita del cemento in Abruzzo, ma vuole appunto togliersi i costi fissi, quindi questi 130-140 lavoratori. Qual è la prossima tappa fondamentale? La prossima sarà appunto la convocazione al Ministero dello Sviluppo Economico per esaminare, come ho detto, le cose che abbiamo in un qualche modo certificato ieri e che di cui loro sono venuti a conoscenza. E c'è anche però un impegno a questo punto governativo, tant'è che ci sono 4 tavoli aperti, un impegno governativo del ministro Quagliariello e del sottosegretario di Stato Legnini a far sì appunto che l'azienda desista da questa chiusura per le motivazioni che abbiamo detto.